A proposito di infrastrutture, andiamo vicinissimo all'aeroporto, al canale dei Navicelli. Servono urgenti interventi per il dragaggio, altrimenti l'industria, che è appena ricominciato a ricollare, rischia di frenare invece. Se vogliamo essere competitivi bisogna infrastrutturare il canale dei Navicelli in modo che si possa costruire ancora da Darsena a Pisana navi più grandi che ormai sfiorano i 60 e più metri, 70 e arrivano a. E di garantire poi anche attraverso la manutenzione dello stormatore nel tratto di collegamento tra canale e immissione in mare, garantire che le navi possano transitare liberamente, perché altrimenti rischiamo addirittura una perdita della cantieristica. Così Rossi, durante la sua visita a Pisa, la sollecitazione è arrivata al presidente della regione direttamente dagli imprenditori del comparto della nautica. Ci impegneremo a trovare le risorse necessarie, ha detto il governatore, e a predisporre nel giro di 20 giorni un piano di intervento assieme alla società Navicelli. Perché per intensificare il lavoro di dragaggio che attualmente già viene fatto, ma per portare il dragaggio a 3 metri e mezzo, per fare una conca di navigazione, per superare il problema dell'altezza dell'autostrada, del ponte dell'autostrada che attualmente limita alcune imbarcazioni, quelle grandi. C'è poi il tema della foce armata dello scolmatore. La competenza potrebbe passare alla Navicelli? Dunque, la competenza della provincia di Pisa, che ha fatto un appalto con dei fondi regionali utilizzando i finanziamenti europei, e attualmente è in corso, diciamo, l'aggiudicazione a un'impresa che ha vinto regolarmente la gara d'appalto. Il presidente Rossi ha detto che dopo la manutenzione potrebbe essere data alla Navicelli, ma è una cosa su cui bisogna ragionare.